Buongiorno, questo è il mio primo video e spero di non annoiarvi con la presentazione di un rivoluzionario sistema di subirrigazione verticale 5.0 che abbatte i consumi di acqua, di energia elettrica, fertilizzanti, diserbanti e veleni vari che inquinano la terra e le falde acquifere. Si risparmia almeno l'80% rispetto alla irrigazione a goccia con ala gocciolante e il 50% rispetto alla subirrigazione interrata orizzontale, decimale più, decimale meno. Con questo innovativo sistema di irrigazione 5.0 che oggi presento per la prima volta al grande pubblico, oltre al risparmio idrico si ha anche un contestuale significativo aumento della crescita delle piante e della produzione agricola, addirittura superiore alla subirrigazione orizzontale 4.0, nonostante il consumo molto inferiore di acqua irrigata. Mi presento e per chi non mi conosce sono Martino Convertini. Dopo 36 anni di lavoro in SIP Telecom Italia Team, nella seconda parte della mia vita, da 12 anni a questa parte, mi sono ritrovato a occuparmi di risolvere problemi di sicurezza e problemi ambientali, solitamente irrisolvibili, i quali, nel caso non c'era una soluzione conosciuta, me la inventavo. E dal settimo brevetto in poi non mi sono più vergognato di definirmi un inventore. Seguitemi e rimarrete stupefatti. Se questo video lo riterrete interessante, condividetelo tutti in modo che il mondo sappia di questa rivoluzionaria innovazione utile all'umanità e alla soluzione della fame nel mondo, in quanto questo metodo non teme neanche il caldo dei deserti africani. Iscrivetevi al mio canale per i prossimi video che, oltre a trattare diffusamente altre soluzioni della tematica del risparmio idrico in agricoltura e come realizzare anche privatamente la subirrigazione verticale 5.0 per tutti i tipi di colture, presenterò altre soluzioni brevettate realizzate che sono rivolte alle perdite di acqua, alle perdite di gas domestico e industriale. La sicurezza e la protezione da inquinamento ambientale, dispositivi di aerazione naturale di ambienti chiusi, senza consumo di energia elettrica e tanti altri ancora che vi farò conoscere e che eventualmente potrete realizzare anche da soli. Grazie per l'attenzione, Martino Convertini. Buongiorno, sono Martino Convertini, un problem solver e un inventore. Questa slide descrive in figura 5 la semplicità e l'efficacia facilmente comprensibile della subirrigazione verticale 5.0 da me ideata. La subirrigazione verticale 5.0 è un sistema adattabile a qualunque tipo di pianta, per alberi, vigneti, pergolati, ortaggi a terra, rampicanti, eccetera. La subirrigazione verticale 5.0, descritta in figura 5, prevede il solito tubo di irrigazione da 16 mm di diametro, indicato con 4, i gocciolatori 5, un tubicino flessibile di collegamento trasparente o nero 10-10A, collegato al perno d'uscita del gocciolatore 5 da un lato e inserito dall'altro lato nel foro 14 del tubolare multifunzionale di sostegno e irrigatore 11. E ovviamente le piante 2 o i semi. Il tubolare multifunzionale 11 è chiuso nella parte interrata da una deformazione a punta 11C o da un tappo a punta 19 per agevolare l'inserimento nel terreno 7 e chiuso per evitare che la terra entri al suo interno durante l'inserimento nel terreno, il quale potrebbe causare l'otturazione dei fori 16 dai quali fuoriesce all'esterno il gocciolio dell'acqua
nei pressi delle radici 9 delle piante 2, creando una zona bagnata 8 diffusa uniformemente e in profondità intorno alle radici. Il resto sono le solite cose, dei legacci 12-13 in plastica, metallo o metallo plastificato, per legare il tubolare multifunzionale, le piante, l'impianto di irrigazione e i tiranti, in modo che ogni elemento realizzi un assieme e rendono strutturalmente resistente al vento e alle intemperie tutto l'impianto. Un eventuale tappo o altro sistema di chiusura o atto a chiudere il foro esterno superiore 11A per evitare l'evaporazione interna al tubolare o creare un habitat naturale per insetti, mosche, scarafaggi o ragnetti durante il periodo invernale, ma lo si può lasciare anche aperto. Un semplice crono irrigatore per l'apertura o la chiusura dell'impianto, una eventuale sensore di umidità e temperatura, wireless 20 autoalimentato controlla la gestione automatica dell'impianto di irrigazione. Questa slide mostra un grafico di confronto tra la subirrigazione verticale 5.0 da me ideata e i vari sistemi di irrigazione attualmente utilizzati nel mondo, e mostra che per irrigare una pianta a parità di profondità irrigata e di umidità relativa diffusa nei pressi delle radici delle piante, il sistema a pioggia necessita di almeno 120 litri di acqua o più. Il sistema di irrigazione a goccia superficiale 4.0 con ala gocciolante o con gocciolatori necessita di 100 litri di acqua. La subirrigazione orizzontale interrata necessita di almeno 50 litri di acqua. La subirrigazione verticale 5.0 necessita di appena 15-20 litri di acqua. Non credo che queste percentuali di consumo siano da mettere in discussione, anche se possono variare di qualche decimale in più o in meno. Nella prossima slide vi renderete conto della efficacia, della semplicità e dei vantaggi senza svantaggi che offre questo innovativo sistema di subirrigazione verticale 5.0. Questa slide mostra nella figura 7 un filare di uva che utilizza la subirrigazione verticale 5.0 ed evidenzia con delle frecce numerate i vari componenti utilizzati nell'impianto. Questi comprendono un normalissimo tubo di irrigazione 4, dei gocciolatori 5, un tipico tubicino flessibile 10 di una lunghezza di circa 20-25 cm, con un diametro esterno di circa 6 mm e un diametro interno di 3,5-4 mm. Questo tubicino è visibile in parte all'esterno collegato al gocciolatore, è in parte non visibile in quanto inserito nel foro 14 di un tubolare multifunzionale 11. Il tubolare multifunzionale, come descritto in precedenza, veicola l'acqua goccia a goccia direttamente nei pressi delle radici delle piante, attraverso dei flori presenti sul tubo nella parte interrata. Ovviamente la stessa descrizione vale per tutte le piante, di tutte le altezze, dove i tubolari vengono utilizzati con la larghezza e l'altezza idonea alle piante. Per fare innovazione serve tempo, studi approfonditi, risorse finanziarie consistenti e una passione incrollabile. La passione deve superare di gran lunga le sfide che il mondo ci presenta, con tutti che cercano di ostacolarci. Mentre lottiamo per raggiungere risultati che migliorano l'ambiente e la qualità della vita dell'intera umanità, ci sono sempre coloro che si oppongono e remano contro di noi, che siano multinazionali, truffatori o accademici che preferiscono custodire le soluzioni nei loro cassetti, politici, i quali invece di rendere accessibile a tutti, il destino di queste idee risolutive viene spesso sigillato in un oblio indesiderato.
ma per evitare tutto ciò ho preso una decisione: divulgare tutte le mie innovazioni in modo che possano essere utilizzate, se utili, da chiunque. Invito ciascuno di voi a seguirmi se siete interessati e a offrire il vostro aiuto se avete la possibilità. Vi ringrazio per l'attenzione. Martino Convertito.